Inizia ufficialmente il Napoli Food Porn. Perché nella vita bisogna sempre esagerare, Daniele. Ma non passare per ridicolo. Tu sei un ridicolo, tu sei un ridicolo. Ragazzi, come abbiamo fatto a Roma, non so se avete visto il video, nel caso... Certo che l'hanno visto. Nel caso recuperatevelo, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Anche qui a Napoli, conosciuta per tantissime cose, ma anche principalmente per il cibo, per la qualità, la bontà e la gustosità del cibo, oggi abbiamo deciso di realizzare un mini tour food porn, street food napoletano. In questo momento siamo in macchina, c'è traffico. Non pensavo così tanto, però forse peggio di Milano, quasi il traffico. Per fare 3 km ci metti 20 minuti. E in questo momento ci stiamo dirigendo in direzione quartieri spagnoli, perché il primo posto che testeremo quest'oggi, come si chiama? Sofì. Si chiama Passione da Sofì ed è un posto dove fanno tutti i fritti tipici della terra partenopea. Ti danno quel cono di carta dove all'interno ti mettono i fritti e tu te li mangi passeggiando allegramente. Andremo a mangiare quello e poi, visto che siamo nei quartieri spagnoli, ovviamente andremo a rendere omaggio a Diego. Andiamo a rendere omaggio a Diego, dove c'è il murales, giusto? Ovvio, dove sono... Vi faremo vedere anche un po' di città all'interno di questo video, come nello scorso food porn d'altronde. Quindi primo posto questo, non vi spoileriamo gli altri perché ovviamente dovete accompagnarci in questa avventura. Dada, buona sgarrata a noi, buona sgarrata napoletana a noi e ragazzi, buona visione a voi, speriamo di non farvi venire troppa acquolina. Nel dubbio vi chiediamo scusa. C'è uno a cui è morto lo scooter e l'altro lo sta spingendo con il piede. Io non ho mai visto una scena del genere. Guardate che vista ragazzi, guardate che cosa incredibile. Troppo affascinante questa città. Lasciato il signor Daniel, nonché il sergente Daniel parcheggiato lì. Dove siamo qua? Questa sembra una parte vecchia, Daniele. Guarda qua, sembra una parte medievale. La canzone di questi giorni è Napoli, mille creature. Siamo arrivati ragazzi, siamo in via Toledo, una delle vie più centrali. Passione di Sofì, friggitoria e pizzeria napoletana. C'è veramente di tutto, cuocchi fritti, pizze fritte, pizza portafoglio. Cosa prendi tu, la pizza portafoglio? Tutto. Perché pensi di trovare i contanti dentro la pizza portafoglio? Sì. Abbiamo preso il cuoppo ragazzi, 12 pezzi misti che andranno dentro quel cono lì. E li assaggeremo tutti quanti, sono 12 fritti diversi. Bene, ci siamo Dada, diciamo che abbiamo iniziato con il piede giusto. Qui dentro in questo cuozzo si chiama, ci sono 12 pezzi misti fritti. Inizia dai, veloce che sto morendo di fame. Una patatina penso e basta. Com'è? No, cos'è? Non è una patatina? Polenta. Polenta fritta. Prova. Proviamo questa, vediamo. Poi sono fuori io. Polenta fritta. Polenta fritta ragazzi, sembravano delle patatine. È incredibile. Deve avere anche qualcosa dentro. Sì. È incredibile. Provato di questo. Quello che vuoi. Tanto li mangiano tutti comunque. Cos'è quello? Crocchetta di patate? Che cos'è? Cos'è? Buonissimo. Buonissimo? Fammelo provare immediatamente. Non so che cosa sia, sembra una crocchetta di patate, vediamo. Dai. Patate, ma mai assaggiate così buone. Mamma mia. Prossimo. Questo non so cosa sia. Mamma mia, che frittura, ragazzi. Veramente? Buono buono? Che cos'è? Non lo so. È morbidissimo. Fammi provare anche questo. Sai quando ti danno con gli affettati il... Ah, lo gnocco. Lo gnocco. Gnocco fritto, può darsi, sì. Gnocco fritto, sì. E pane fritto, consistenza incredibile, morbidissimo. La frittura è perfetta. Merita un casino. Ultimi, giusto? Dada, cosa esce da questo un ciuschi di Doraemon? Questo secondo me è incredibile. Questa è una polpetta. Merita. Polpetta fritta, vediamo. Fai vedere dentro com'è. Tipo arancino o arancina. Chiediamo scusa a tutti quanti. Buono o no? Con gli occhi al contrario non li vedi. È per quello che metti gli occhiali, quindi. Cazzo, fammi provare. Questa? È diverso. E che cos'è? C'è sempre riso dentro, però è un gusto diverso, mi sa, del tuo. E allora questa è uguale, assaggia quella. Buona anche questa. Sì, queste sono tutte diverse. No, cazzo, sapevo che facevo assaggiare anch'io quella. Non importa. Sono tutti arancini con ripieni diversi, ma sono incredibili. Oh. Vai, vai.
erbe tipo, qualcosa del genere, no? Marijuana, canapa. Guarda che ce n'è un altro dentro, è diverso. Guarda bene, perché se tu vedi nel fondo, sono infiniti. Vedi che ce n'è un altro, che cos'è sta roba? Vai. Cos'ha dentro questo? Buono? Pisello e pasta. Pisello e pasta. Piselli. A me non piace questo allora. Piselli non mi piacciono. Io lo spero sia altro diverso. Ah, ce n'è un altro? Ma sto cono non finisce più. Vediamo, guardate. Carino. Proviamo. È diverso. Meglio. Carne e pasta. Mangialo tu se non ti piaceva l'altro. Molto molto buono. Tutto buono. Dada, considerazioni. Non ce ne sono. Incredibile. Buono, dai. Adesso ragazzi, non l'ho mai provata, io non so tu, ma proveremo. Proveremo la pizza a portafoglio, perché dentro ci sono 100.000 euro. Non l'ho mai provata. Come 100.000 euro? Io non l'ho mai provata. Andiamo qua vicino a un minuto di distanza. Non abbiamo neanche fatto 100 metri, Dada. Eravamo là in fondo. E adesso siamo qui. Sorbillo piccolina. Su internet c'è un altro nome. Gennaro Salvo pizza a portafoglio. Comunque siamo giusti. Calzoni vari, calzoni vari gusti. Pizza fritta, pizza a portafoglio. Meglio di così. Andiamo qua e schimichiamo come i pazzi. Questi sono tutti i gusti delle pizze. Tutti questi qua. Pizza a portafoglio, pizze fritte e le varie fritture. Dada ha preso mortadella e pistacchio, giusto per rimanere in tema. E io prendo salame, salsa di pomodoro, tordilate, salame, basilico e olio. Ragazzi, ci hanno mandato via, è chiuso, quindi la proviamo qui. Da Michele Tutino, pizza portafoglio. Era a fianco, non lo conoscevamo. Proviamo. Allora, in questo posto qui, da Michele Tutino, scarso Michele Tutino, fatturerà un miliardo di euro all'anno. Abbiamo preso pizza portafoglio, però era disponibile solo il gusto margherita, quindi due pizza portafoglio margherita. Tra 5 minuti arriva. Nel frattempo abbiamo preso questo, cattoncino si chiama, non l'avevo mai sentito. Cattoncino di patate e salame. Vai. Vado. Guarda lì. Guarda che salamata. Che cazzo stai facendo? Com'è? Mi hai mangiato tutto il salame? Spero di non averti rubato tutto. Vai, sei un bastardo, sai. L'hai preso tutto? Non lo so. Com'è? Considerazioni? Incredibile. No, ti ho preso tutto il salame. Ma vaffanculo, pensa a te, mi ha preso tutto. Mi ha lasciato solo le patate. C'è un ladro, era l'ultimo cattoncino disponibile. Vabbè, buono o no? Buonissimo. Grazie al cazzo. Fammi provare questo cattoncino senza salame. Madonna, che... Quanto pesa? Ma hai visto che è venuto fuori tutto? Ma pesa 2 kg, pesa. Mangialo tutto adesso. Vai. Non ce la faccio. Pesantissimo, ma incredibile. Quanto è buono. E la consistenza, il sapore, sono buonissimi, ragazzi. Sono euforico. Ok, è arrivata la nostra pizza portafoglio. È una margherita semplicemente ripiegata su se stessa. Però è un qualcosa di incredibile. Vuoi vedere la tua pizza portafoglio? Ma la carta di credito che c'è lì dentro? Ecco perché hai comprato l'attico a Napoli di 1 milione di euro. Fa vedere com'è. È una pizza margherita ripiegata su se stessa. Però è bollente, c'ha 150.000 gradi. Riesci a provarla? Ti sta bene, guarda. La fame ti porterà alla distruzione. Com'è, oltre al fatto che è caldissima? Solo crosta. Mangia all'interno. Mangia all'interno. Cazzo te ne frega. Piano, Dada. Sarà bollente. Buona? Buona, buona? Secondo te perché è diventata famosa questa pizza? Cioè, perché non gli bastava la pizza normale, l'hanno ripiegata? Perché è una pizza takeaway. Effettivamente sì, capito, non puoi mangiarla in giro la pizza normale. Cioè, dovresti prendere il trancio. Sì, il trancio... Vediamo. Adesso mangio un po' più d'interno perché è la crosta. Comunque ci aveva detto piccola, piccola, corno. Ci ha detto sì, sì, non vi preoccupate, piccola. Sì. Non ho mai mangiato una pizza così grande io. Buona comunque, classica pizza margherita, ma fatta a Napoli, a margherita acquisisce a più valore. Un livello incredibile. Guardate il ripieno, ragazzi, qui. Guardate quanto è pieno. Prima non si vedeva perché c'era tutta la crosta. Guardate adesso. Mamma mia, guardate come esce il pomodoro. Caldissimo. Queste vie qui sono troppo caratteristiche, troppo incredibili. Quanto è caratteristica questa zona, Daniel? Piccola pausa perché stiamo leggermente scoppiando, ma non molleremo. Andiamo a vedere il murales di Maradona. Stiamo proseguendo in questa direzione. Qua è sempre più bello, incredibile veramente. Trippa, ragazzi. Che spettacolo. Guardate qui cosa fanno. Coniglio, trippa, lasagna, spezzatino, petto di pollo per Dada. Dovremmo esserci, ragazzi. Attenzione. Eccolo qua, maestoso.
sopra tutta Napoli. Che spettacolo, ragazzi. Ragazzi, stiamo passando al dolce. Già dolce, Dadda? A Roma avevamo mischiato tutto quanto. Cacchio, qui è tutto... Il fatto è che stiamo facendo questo tour in un unico pasto, capito? A Roma avevamo usato più pranzi e più cene. Siccome stasera abbiamo il volo, dobbiamo per forza mangiare tutto quello che possiamo adesso. Solo che capite che è un problema. Comunque stiamo andando allo Chalet Ciro. Una delle pasticcerie o comunque dove vendono dolci più tipici di Napoli. Ce ne sono diversi anche a Napoli. 4 minuti e ci siamo. Ci siamo. Chalet Ciro, eccoci, da fuori è bellissimo il posto. Ciao ragazzi. Ciao. Forza Napoli. Forza Napoli. Buongiorno da Napoli. Buongiorno. Di dove siete? Milano. In realtà siamo friulani, adottati a Milano. Ci capite perché siamo a Napoli, siamo forti? Vieni qua, tradizione napoletana. Questo è Rocco e stasera si fa grande come in cocco. Se ti mangi il correttino da Gennarino, lo fai grande come il fratello Gennarino. Perché siamo terroni del sud, va. Lui fa in quadro più meglio, da lontano, da lontano. No, da lontano e da vicino facciamo sempre paura. Guarda l'importanza. Come ti chiami? Daniel. Fai Mignolo. Io sono super famoso. Mignolo, bravo. Quindi anche tu come ti chiami? Sì, sì, Riccardo. Complimenti per l'eleganza dell'amore armato in mutanda. Un attimino, Riccardo. No, destra. Come cazzo faccio? Così, fai con me, vedi. Ricordi che frate per Gennarino, tronista. Lui è tronista. Allora, stasera trombi sempre in vista. Vai così. Dici amore. Amore. Salute. Salute. Tradizione. Tradizione. Napoletana. Napoletana. Se ti mangi il cornettino. Se ti mangi il cornettino. Lo fai grande come Gennarino. Lo fai grande. E stasera Rocco. Stasera Rocco. Ci fa fare un pompino. Grande come in cocco. Ragazzi, guardate qui che spettacolo. Mamma mia, tanta roba. Dada, quale scegli? Graffa. Sì. Bomba con tutte. Guarda. Crema Nutella Kinder Bueno, Kinder Cereale, Oreo, Pandistelle. Prendiamo uno in due. Sì, dai, uno in due. Una zeffola oppure il graffetto? Scegli tu. Sei sicuro? Sì, mi fido. Prendo una bomba. No, la bomba l'abbiamo già mangiata. Proviamo questo, dai. Il graffetto al Kinder Pinguì. E Nutella, tutto. Fatelo tagliare in due. Guarda, lui dice: no, ma in realtà stai godendo dentro. Ma panza, c'ho. Ma che panza, c'hai l'addome squartato. Sì, l'addome squartato. Che ti scrivono con le dita con la Nutella, incredibile. Ragazzi, stiamo scherzando. Dai. Dai, graffetto col Kinder Pinguì. Tua mamma graffetto. Te lo dovevi far tagliare in due. Non mi sono dimenticato, scusami. E come facciamo a mangiarlo? C'è il coltello. No, ma lo faccio. C'è il coltello, puoi tagliarlo. Coltello e forchetta. Vai, fratema. Lo giro verso di te. Fai quello che vuoi, fratema. Inquadra qua, fratema. Vai, fratema. No, vabbè, Dadda. Non si può tagliare. Sai che questo è proteico? Sì. Sì, si sta tagliando. Bravissimo. Sai che sei bravissimo a tagliare? Davvero. Guarda lì, metti tutto sopra, porta io sfortuna. Io mangio questo. Grazie. Te ti lascio questa parte qui. Mettimelo dentro però. Bravo, guardate i maestri pasticciai di Napoli qui. Guarda che spettacolo. Lascia lì, mi arrangerò. Vai, mangia il tuo. Questo è proprio, questo c'ha le calorie di una giornata intera di una persona probabilmente. Dai. Oh, deve schizzare dappertutto sta roba. Dai, vai. Mi esce il sangue dal naso, no? Vai. Troppi zuccheri, senti. Vado, Vai. Sbrodolo tutto, non mi frega niente. Te ne frega un cazzo. Ragazzi. Questo è food porn, ti ricordo. Va lì. Sei tutto sporco sul baffo di bianco. Com'è? Incredibile? Sincero, dillo. È buono o no? Dai, fratom. Questo video sarà senza parole, ragazzi. Metterò i sottotitoli, porco Diaz. Buono? Troppo zuccherate, troppo dolci. Buonissimo. Non mangio una cosa così da quanto? Da no. Quando schimicavi 5 anni fa? Esatto. Fammi provare. Passami qua, fratom. Madò. Vai. Tutto. È buonissimo. Si sentono proprio i pezzi di Kinder Pinguì. Dai, poi è la pasta, dai. Infatti non è solo il ripieno, dai, è la pasta esterna con tutto lo zucchero che è incredibile. Prendiamo un altro? No. Allora, Vincenzo, che avevamo già incontrato prima, è tornato. Visto che non stiamo facendo abbastanza schifo. Esatto, visto che non stiamo facendo abbastanza schifo. Braccio di Dadda. Non credo che cresca così. Ci hai parlato di dolci? Sì. Che cosa? Dove li hai presi? Poppella. Ah, dove dovevamo andare adesso? No. Non ci credo, stavamo andando, visto che me l'avevi consigliato. Un piccolo assaggio, così mi piacciono. No, va benissimo così, li assaggiamo direttamente qua. Grazie mille invece. Oh dai, facciamo l'unboxing con te direttamente. Poppella, ragazzi. Sarebbe stato il nostro ultimo posto di oggi, ma Vincenzo ci ha preceduto. Vai.
Che spettacolo. Allora, questi sono cioccolato, questo è pistacchio e questi crema. Com'è che si chiamano questi proprio? Fiocchi di neve. Fiocchi di neve, e sono proprio, li fa solo quel posto lì? Sì. Ah, ok. Fiocco di neve, vai Dadda, vediamo. Allora, questo hai detto cioccolato, però pistacchio. Mangi anche tu però, insieme a noi. Questo qua che cos'è? Crema. Ah, crema, ok, perfetto. Dadda, cosa vuoi? Cioccolato, pistacchio, crema o tutti? Io voglio una malattia per il pistacchio, merita? Sì. Vai, pistacchio. Io preferisco crema, però. Ok. Io li provo tutti, non me ne frega un cazzo. Vai, crema. Fiocco di neve per Dadda, vediamo com'è. Basta. Cosa basta? Buono? Incredibile? Perché a Milano non fanno ste cose? Perché sono bastardo. Assaggio quello di Dadda. Ma è pienissimo dentro. Sì, pesa 6 kg. Cazzo, ma quanto ripieno c'è? Fa vedere il ripieno. Questo è tutto ripieno. Io pensavo fosse il pasta. Ma questo. Va. Quello è il pistacchio questo. Quanto cazzo è buona sta roba. Fammi provare subito. Crema. È il tuo preferito questo? Crema sì. Crema. Ma dai, ma si sente già attento, che ti... Attento, Dadda, ma com'è possibile? Quando prendiamo ste robe qua a Milano, tipo le brioche, c'è cioè tipo un... non c'è un cazzo dentro. Uno strato sottilissimo. Qua invece abbondano, devo dire. Ma molti provano anche a replicarli, però come li fa... Questa è la sticceria, nessuno. Non ce n'è. Mangia il tuo. Vai. Vado. Vai. Vai, vado di crema anch'io. Crema anche lui. Tu devi darci la tua opinione o li mangerai, penso, 7 volte a settimana? Lo mangio sempre. No, stupendo. Buonissimi, grazie ancora. Che già conosceva. Non siamo andati noi da Poppella, ma Poppella è venuta da noi. Miracolosamente, tanta roba. Allora, Vincenzo se n'è andato, però ci ha lasciato proprio un bel ricordo. Grande Vincenzo. Dai, dai il via alle danze. Non ce ne frega un cazzo, noi siamo gente del pueblo, dei quartieri spagnoli. Cioccolato, fai vedere quanto... No, fammi vedere il ripieno. A me piace vedere sta roba. Guarda lì, cioè, dai. Il più buono. Non ci credo. Chiudiamo così in bellezza. Sì, ma ti mangio un pezzo del tuo perché uno intero non ce la faccio. Sto scoppiando, te lo giuro. E questo è solo un pranzo, Dadda. Che schifo. Sembra quasi nocciola. Sembra un bignè. Sì, però non sembra proprio cioccolato. Sembra un bignè. Stai zitto, cretino. Buonissimo anche questo. Grazie, fratello Vincenzo. Grande Vincenzo. Non è finito qui il video perché non è solo un food porn, ma andiamo alla ricerca delle cose più belle di Napoli. Adesso andiamo a San Gregorio Armeno alla ricerca della statuetta del presepe. E quindi se la compri dovrai fare il presepe quest'anno. No, faccio l'albero. Di Michael. No, l'albero lo fai, se no non vengo più a casa tua. La statuetta di Michael Jackson per Dadda. Speriamo di trovarla. Forza. Siamo in pieno centro storico, ragazzi. Non so neanche come abbiamo parcheggiato. Questa è la cosiddetta via dei presepi. Vediamo se troviamo qualcosa. Guardate che figata, ragazzi. C'è anche Sfera e Basta. Attenzione, ragazzi. Michael Jackson. Questa la prendi. No, questa è la versione 1-1. Piuttosto prendo quella di Tiziano Ferro. Guarda Tiziano Ferro lì. Guardate quanto grandi sono queste. Assurdo, eh. Sono immense queste. Calano le tenebre in quel di Napoli. Non abbiamo trovato nessuna statuetta che soddisfasse. Ce n'erano due. Sì, ma erano fatte un po' di culo, sinceramente. Posso essere sincero. Forse perché è difficile fare Michael Jackson. Michael Jackson è più facile da fare perché era tutto rifatto e spigoloso, figurati. Stati zitto. Quindi, ragazzi, speriamo di cuore che questo Napoli food porn, non lunghissimo però molto buono, vi sia piaciuto. Anzi, siccome ritorneremo sicuramente a Napoli, consigliateci qui sotto nei commenti altri posti da andare a testare, da andare a provare. Io sono pieno, oggi non mangerò, te lo giuro. Sto male. Grazie Daniele per questa esperienza culinaria enogastronomica incredibile, eh? Non c'è stato nulla che non mi sia piaciuto. La cosa preferita? Con le cose tipo con la crema di patate dentro che abbiamo mangiato all'inizio. Primo. Sì, forse sì, quello. Qualcosa di diverso comunque. Però anche il dolce, mi è piaciuto un sacco, sinceramente. Forse il dolce stavolta ha superato le mie aspettative, addirittura più del salato. Superato il salato. Esatto. Ragazzi, a presto, ci vediamo tra poco con altrettanti contenuti. Ciao.